Ecco, brava, così ti sta inquadrando anche, vedi, c'hai il fuoco dentro. Stai andando a fuoco, amore. Fuggi, fuggi, stai andando a fuoco. Ma bello a tutti, ragazzi. Ed eccoci qua, ritornati dopo un mese, ragazzi. Come avete fatto a resistere un mese senza Katia con la C, ragazzi? E Katia con la C, sì, mi fa una testa così ogni volta. È Katia, prego, con la C di culo. Comunque, signori, oggi siamo qui, abbiamo riportato la nostra Katia. Spero che siate felici di questa cosa. Siete sempre così gentili quando ve la porto nei video. Nell'ultimo video che abbiamo fatto insieme, ragazzi, quello lì delle verità scomode, o meglio nota come I My Challenge, siete stati incredibili. Abbiamo superato, cioè, che abbiamo superato gli 80.000 likes, tipo quasi 100.000 siamo arrivati. Quindi, signori, cosa stai facendo? Mi alzo. C'ha tre cuscini sotto il culo, ragazzi. Quindi, signori, anche sotto questo video fatemi vedere che ci siete e che volete bene a Katia. Lasciate un like, proviamo a superare i 30.000 likes per il video di oggi. Perché oggi, signori, andremo ad analizzare la bellezza. La tua bellezza o la mia bellezza? Lei non è bella, io sono bella. Non picchiarmi, non picchiarmi. Ciao, Davide. Fai tu il video. Faccio io il video. Vai, fammi vedere che sai fare. Ma bella a tutti, ragazzi. Eccoci qua. Fare Sodin è così semplice, cazzo. Lo può fare veramente chiunque. Oh mio Dio, verità, verità. Siamo qui, signori, su Am I Beautiful or Ugly? Ossia, sono bello o sono brutto? Praticamente su questo sito, ragazzi, basterà semplicemente caricare una foto di un viso, insomma, per capire in percentuale se si è belli o se si è eccessi. Iniziamo, allora, partiamo da te, quindi mettiamo che sei maschio. Ma fa culo. Dai, ce l'avrai una foto normale? Ecco, questa qua. Allora, ecco qua, usiamo questa foto. Dio santo, la qualità si è sminchiata incredibilmente. No, infatti. Vabbè, tanto comunque, sempre cessa resti. Foto rotator questo. Niente. Allora, cesso tu, come rotation, il cesso del tuo padre. Rotation! Adesso sbratta nella realtà, sai che ride. Amo, devi girare un altro po'. Sì, che... sì. Bra. Sei tu che ti fai la foto a camaleonte, non è colpa mia. Ok. Devi avvicinare ancora. No, è giusta. No, no, perché se poi mi dici che sono brutta, oh, è colpa Dio tua. Tanto te lo dice pure se ti fai una foto dritta per dritta. Ok, vai. Allora, il problema è che ti manca mezza calotta cranica, secondo il programma. Quindi dice, questa è morta. A posto, usiamo questa. Allora, dice di mettere sto robo qui all'occhio. Perfetto. Guarda, l'altro te l'ha messo abbastanza bene. Però c'hai i capelli davanti, quindi dico più o meno che sta qua. Questa roba sta qua e questa roba sta qua. Mentre quest'altra roba sta qui sul tuo mento. Oh, questa già sta messa abbastanza bene. Eh sì, perché sono perfetta. Non è vero il cazzo, perché guarda il tuo orecchio dov'è. Qua ce l'hai l'orecchio. Ma perché? È qua l'altro, mo voglio ridere. Dove cazzo c'è l'orecchio? Qua. Qua. Bravo. Ok. Oh, la fronte ci stiamo uguale. Qua. Qua o qua? Sotto quasi il naso. Amo, quale quasi? Quasi, qua. Questo? Qua. Oh, ci stava, ci stava, ci stava. Hai visto? Qua. Ok. Oh. Più o meno, oh, uguale. Più o meno, più o meno. No, no, un po' più. Il problema è che stai a sorridere. Quindi... appunto, un po' più qua. Giù. Bravo. Qua. Oh, e quanti cazzo su? Tanti. Qua stai a sorridere, quindi ti dirà tipo, c'ha la bocca enorme. No! No! Oh, ti dici, 61%. Dice, sei bella, cioè. No! Sei al 61%. No, bella, ma perché la foto è giusta? No, è sbagliata. Ti sta dicendo bella forma del viso, normale dimensione della fronte. Però ti dice, distanza tra gli occhi è un po' larga. Anche il naso dice che è troppo largo per la tua faccia. La bocca è di dimensione normale. Il mento è troppo grande. E la simmetria della faccia è sbagliata. Voglio un attimo. No, 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 no. Ma mi faccio un selfie in diretta. No, stai buono. No, mi faccio il selfie in diretta e tu lo analizzi, perché non è normale. Poi perché col mio telefono lo stai facendo? No, no, la distanza è troppo grande dagli occhi. Mo voglio vedere a te. Mo tutta la prendi uguale. Stop. Aspetta, usiamo la cosa. Vai, spiaccicati là dentro. Ma vedi che sei proprio storta. No! Rifamola, vai. Oh! C'hai le ombre in faccia che sembri morta. Però almeno... Oh mio Dio, sembra una foto della carta d'identità. Fatela andare bene. C'ho pure gli occhi storti in questa cosa. Ma non so manco se mi sta a mettere le misure bene. Ma sì che te le sto a mettere bene. Ma guarda che se mi dice 10%. Oh. Vedi che sono perfetto. Eh beh. Là c'era l'ombra del naso. Aspetta, la bocca ce la dovresti avere sotto al naso, secondo sto programma. Dovresti avere tipo la bocca al contrario. Oh! Ah! Lo vedete, ragazzi? Le foto da carta d'identità in verità sono belle. E che noi non capiamo un cazzo il programma. Good face symmetry. Oh, oh. Però dice la fronte è troppo grande. Vabbè, cioè, non mi interessa. Oh, guarda. Ma vaffa al bagno. Non lo dire. Ci vuoi fatte il round biplano. Ecco qua. Era sempre un ovetto Kinder. C'è sta la sorpresina dentro, raga. Ha fatto.
quando la scuotete. Cosa? La tua testa. Pasqualino. 78 su 78 su 100, ma te stai a lamentarti, esatto. A me se me da 4 sono contento. Cioè, sei 4. Un roito, ti devono abbattere. Ma prendi questa che l'hai pubblicata pure su Instagram. Quella volevo prendere. Perché non fai lo screen? Io lui ti chiamo pure per il bacon. Ok, sto prendendo questa foto mia di Instagram, ragazzi. Chi è che la faccia storta adesso? Grazie al cazzo, sono storto. È appunto, prima prendevi in giro a me. Avevo pure spaccato il joystick, Dio santo, un po' di cortesia. Ecco, guarda. Ma madonna quanto faccio schifo. E c'ho pure il coraggio di caricarle ste cose. Dai, te l'ha segnato. Oh, guardalo! Sì, l'orecchio sul joystick ce l'ho. No, aspetta, qua c'ho il cappello. Vabbè, qua. No, è qua. La fronte è qua, finisce qui, lo vedi rosa, cazzo. Vediamo. Oh, 60. Ho fatto meglio della tua prima foto del cazzo presa da Instagram, ragazzi. Ecco, questo date credito a questa cosa. Allora mi dice che c'ho la faccia lunga. Che ci devo fare? Non è l'unica cosa lunga. Le dimensioni della fronte sono normali. Però dice che ho una distanza abbastanza larga tra gli occhi. Dice che ho il naso troppo largo per la mia faccia. Grazie al cazzo, hai visto quando uno tipo ride, lo allarghi anche un po' il naso, quindi. Allora perché a me prendevi prima in giro che io c'avevo un sorriso a 184 denti prima nella mia precedente foto? Sei una fottuta balena ai 184 denti, anzi fanoni, altro che denti. Tu c'hai fanoni, tipo i baffi. Un naso lungo, beh, gliela concedo. Dice che però ho una bocca troppo piccola rispetto al naso, ho un mento normale e la simmetria facciale è bella. Fatto sta che se lo vengo io. Fatto sta che ho fatto 62 tu 61. Vai. Adesso facciamo la prova. Sembro disadattato, fatto di droghe pesanti, non mi si vede neanche il naso, ragazzi. A parte che l'ombra laterale, sembra c'ho delle occhiaie, tipo manco un panda pestato a sangue. Guarda come sei. Guarda di quanto poco, mamma mia che pro. Sì, ci sta. Bitches. Oddio, no, cazzo, pensavo di fare l'unplane alla fine. Qui? Qua andiamo larghi, Ma vaffanculo. No, vabbè. Ho vinto! Non è vero. Scrivete nei commenti chi è più bello. No, perfetta però. Cioè, non vale. Io ho il 70% di iscritti sul canale e sono maschi. Il 30% e sono femmine. Ma se ti voglio rompere. Quant'è il 30% di 830.000? Ok, ho 240... Secondo la matematica, il 30% di 830.000 è 249.000. Quindi, le mie quasi 250.000 femmine che mi stanno seguendo e comunque sono iscritte al mio canale, poi non lo so se siete maschi iscritti con account di donne, però quelli sono problemi vostri. Dovrete scrivere nei commenti che sono più bello io, perché altrimenti ci sarà ci sarebbero problemi. Ci sono le che mi scrivono su Instagram. Non scrivetele su Instagram che mi avveleno. Dobbiamo provare a cercare qualcuno che sia meglio di Katia a livello di foto. E io so chi possiamo scegliere. C'è un astio tra loro due che veramente si scaglierebbe. Allora lei cerca di rubarmi il ragazzo e questo qua è un appello che faccio. Guarda mo che scherzo che te combino. Io con questa mi ci litigo, raga. Ciao giocheri. Ciao amico mio. Allora. La loro relazione mi uccide. Voi lo capite cosa passo io ogni giorno. Oh guardalo. Oh guardalo. Perfetto. Guardalo! Giocherino! No! T'ho battuto per 3 punti. Il mio cuore sarà comunque tuo, Giocherino. Allora, hai battuto Joker di poco, di veramente poco. Dobbiamo trovare qualcuno che possa battere Katia. Penso di aver trovato la foto qua, giusta. Ma è supera, ma non può fare così. Eccolo qua, mamma mia, non guarda. Non potete immaginare cosa subisco io ogni giorno. Guarda, vai Luca, battimi Katia per favore, conto su bene. Di te. Ma solo io vengo di merda su sto gioco, ma fatemi capire come funziona l'esistenza. Sei brutto, muori. Vai a cacare. Qui e qua. Sì! Hai distrutto un timpano, mortacci tuo. Volevo trovare un nuovo amore oggi, però a quanto pare... Devi stare sempre con me. Che palle. Aspetta, vado via, scusami. Allora, ragazzi, ho preso possesso del canale di Sodin in quanto... Ciao, Pierre! Stavo cadendo io con i miei 3 cuscini. Allora signori, io penso che per questo video ci possiamo fermare qua, anche perché stiamo registrando da un bel po'. Non vorrei che diventasse troppo lungo. Spero che questo tentativo di trovare un nuovo amore per me vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ne volete altri di video su questo portale. Magari troverò il vero amore un giorno, forse. A te non te voglio. Mi raccomando signori, fatemi capire se rivolete Katia sul canale. Proviamo a superare i 30.000 likes come sempre, ragazzi. E quindi signori, per oggi ci possiamo fermare qua. Invoco voi, ragazze che mi seguite, scrivetemi nei commenti che sono carino, per favore, ne ho bisogno. Quindi signori, per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento. Sodin vi saluta. Bella.
E tu come ne spieghi la storia di Gian Giovannino? Come sai di Gian Giovannino? E tu come sai di Nicoletta? Erano cugini. Cazzo. Hai mai fatto sesso al primo appuntamento?